Buongiorno signore, dove siamo qua e chi rappresenta lei? Io rappresento la Strano Officina, siamo di Firenze, provincia di Firenze, e realizziamo prodotti un po' particolari, cioè a livello di accessori e a livello di montaggio. Ah, cominciamo da quella. Questa è un vecchio telaio in acciaio Peugeot, anni 70, di cui rivisto, riverniciato, con questa applicazione della leva per il cambio, e poi è stato studiato una serie di manopole, freni, sella e pedali in legno, in radica di pioppo. Questa è proprio radica di pioppo, con la luce dietro sella. Bello. E sull'anteriore un portapacchi, anch'esso con la luce anteriore. Bello. Allora, questo pezzo quanto costa? La bici così va sui 5.000 euro. Guardiamo l'altra. L'altra. Questa è un acciaio bagnato nell'oro e poi dopo riscoperto solamente in parte. In questo caso si vede in evidenza l'oro sulle scritte. Allora, questo vuol dire che sotto la pintura c'è l'oro? C'è l'oro. Ah, che bello. Ma è discreto? Sì, ristretto, perché l'oro... A me personalmente troppo oro non mi piace. Però rimane sulle... Però rimane sul... Piton? Questa è una pelle finta pitone, veramente, sintetica. E poi qui abbiamo questa particolarità delle ruote con i raggi intrecciati. E perché? Come mai? E per dargli un qualcosa di diverso, più che altro, alla vista un po' particolare, no? Qua a livello di struttura, a livello di resistenza non c'ha problemi. Okay. È solo un qualcosa di diverso intrecciando, prendono una forma un po' particolare. E quanto costa? Lo stesso è 4.000 euro. E quanto pesa? Questa pesa 8,5 kg. E l'ultima? Questa invece è sempre un telaio in acciaio, un po' con questi colori che vanno di moda un po' in ora, un po' fluorescenti. E qui abbiamo fatto la sella, sempre in legno, sempre in radica, con le molle dietro, sotto la sella. E poi pedali, manopole e un manubrio, diciamo, a tubi intrecciati, diciamo così, con la luce incorporata sul davanti. Sono bici di città, di ruota? Sì, sì, molto chiaro. Bici. C'è la versione cambio, in questo caso qui abbiamo il cambio, e qui invece monorapporto, cioè, sia con il cambio e sia single speed. Quella sarebbe più bici di donna. Più bici da donna. E quella più bici da uomo. Da uomo. Però particolarmente elegante, diciamo così, guarda. Più elegante. E quanto costa quella? Questa va sui 3.500. 3.500. Sì. E dove si trovano queste bici? Queste si trovano a Firenze. A Firenze? A Firenze. Non c'è distribuzione, si trova sull'internet? Su internet, sul sito internet. Grazie mille. Prego, a lei.